Ehi là! Ormai sapete che cosa vuol dire quando qualcuno sta davanti a questa scrivania con queste lucine dietro? Che si parla di cose. Avete visto Alberto, avete visto Giulia, avete visto Giovanni. E mo tocca a me a parlare di Don't Look Up. No, 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 è una merda. Oggi, signori, parliamo di una cosa che a me sta molto a cuore. Parliamo di videogiochi. Quali, però? Perché a me non piace parlare di videogiochi tipo Che sia uscito l'ultimo Modern Warfare, Arcantana spaccherà il marmo con la capoccia. No, io parlo di platform. Questi sono 5 platform che non hai giocato, ma che dovresti giocare e vatteli a riprendere. Trademark. Celeste. Meraviglia. Probabilmente ne avete sentito parlare perché è scoppiato nel mercato internazionale, ma probabilmente non ve ne frega un cazzo dei platform e quindi non l'avete ancora giocato. Invece io vi invito lo stesso a giocarlo perché Vibe, parliamo del Vibe di Celeste, è il mio comfort game per eccellenza. Ha una musica veramente magistrale, adattiva, bellissimo. Ha dei effetti meravigliosi, una pixel art coerente con una palette apposta per ogni livello, ha un level design che input e meccaniche di gioco. Puoi fare pochissime cose in Celeste. Celeste è un gioco dove si salta, ci si aggrappa a cose e si dascia. Sono tre i comandi. Tre. Questa cosa viene sfruttata in modo molto semplice. Se tu salti e dasci, non puoi ridasciare fino a quando non tocchi il terreno. Estremamente semplice. Come l'hanno sfruttata? Ci sono modi per riprendere il dash, ci sono modi per sfruttarlo al meglio, ci sono piattaforme che si muovono, piattaforme in cui ti aggrappi, posti in cui non ti puoi aggrappare 2 volte di fila, ci sono vari temi di livelli dove ti sfidano a usare bene tutte quante le tue abilità e mettono alla prova qualsiasi parte del loro gioco. Questo si chiama usare tutto il porco. Termine tecnico. Soffermiamoci un attimo sul level design di Celeste. Ogni livello ti richiede di aprire la mente e esplorare in modo diverso come muoverti nel mondo. Visto che ci sono così poche cose da fare in Celeste, dal punto di vista di input, il level design è la parte più importante del gioco. Abbiamo detto prima che puoi scattare in aria soltanto una volta, ma prendendo uno dei pick-up, che è questo piccolo diamantino verde, puoi ripristinare il dash anche se sei a mezz'aria. Questo vuol dire che ci sono livelli che sono tutti quanti a mezz'aria e devi fare tutta una sequenza di scatti estremamente precisi, estremamente temporizzati al momento giusto per evitare di morire. Si muore un sacco in questo gioco. E visto che si muore un sacco in questo gioco, il gioco non vuole avere niente a che fare con la tua rabbia e quindi ha costruito un sistema di input estremamente preciso e anche estremamente pensato. Ad esempio, l'hitbox delle spine può essere attivata soltanto se gli vai dall'alto verso il basso. Quindi se tu passi una piattaforma di spine dal basso verso l'alto, non succede niente. In più, la parte che ti fa male è solo la punta della spina. Tu ti puoi attaccare al lato della spina. Questa è una cosa estremamente interessante dal punto di vista di game design. Tra l'altro, spesso e volentieri ci sono meccaniche che non ti vengono spiegate. Ad esempio, per chi ha giocato un sacco Celeste, sa che se scatti e subito dopo salti, fai un salto molto più lungo di un salto normale, come un salto e scatto. Questa cosa non ti viene mai spiegata, non ti viene scritta da nessuna parte, lo fai e lo scopri giocandolo. Ti incita a giocare. Anche perché questo, altro punto a favore, è un gioco enorme. Ogni livello, oltre ad avere varie schermate, quindi piccoli livelli, ha i vari pick-up, quindi posti segreti, le fragole, i cuori di cristallo, le cassette. E questi ultimi due ti sbloccano altri livelli. In più, hai finito il gioco? Bellissimo! Ci sono altri 2 o 3 livelli che puoi ancora farti con altrettanti pick-up e altrettanti segreti. Questo gioco è infinito. The Messenger. The Messenger è un platform Metroidvania che prende dal punto di vista grafico un po' ispirazione da Shadow Warriors, che è un gioco dell'88 che è nato per gli arcade e poi è stato portato sul NES. Che cosa di interessante The Messenger? Il fatto che non si prende per niente sul serio, qualsiasi dialogo o trama o personaggio
rompe la quarta parete in mille modi e prende in giro tutti quanti gli stereotipi di platform e giochi arcade old school. Un esempio di personaggio bellissimo è lo shopkeeper di The Messenger. Entri in questo negozio che esiste in tutti quanti i tempi e dimensioni contemporaneamente, è tipo sperduto nello spazio e nelle dimensioni, e c'è soltanto questo tizio di cui nome non lo sai, si chiama shopkeeper, e ti prende per il culo costantemente. Gli puoi chiedere che cosa mi puoi dire su questa nuova area, c'è qualcosa che devo sapere? Oppure una cosa bellissima che fa lo shopkeeper è che ti racconta delle storie, storie bellissime che tra l'altro può essere tranquillamente che hanno preso ispirazione o sono tranquillamente riprese da storie effettivamente accadute. Dal punto di vista di gameplay vediamo cose estremamente classiche, il solito attacco melee, il salto doppio. Le cose che sono veramente interessanti di The Messenger è il fatto che ti permette di saltare una seconda volta a mezz'aria se hai colpito qualcosa. Quindi questa cosa vuol dire che i vostri polpastrelli saranno, ahimè, distrutti. Un'altra cosa molto interessante è che arrivati a una certa dentro la storia riuscite a viaggiare nel tempo e questo cambia sia il layout del livello che anche lo stile grafico del gioco. E passiamo dalla palette tipica del NES a una cosa un po' più moderna come potrebbero essere gli ultimi giochi iPixel. Visto che è un Metroidvania vuol dire che la mappa è gigantesca, viene esplorata mano a mano e nell'esplorarla abbiamo nuove abilità, nuovi piccoli oggettini che ci possono aiutare e nuovi modi per usare questi oggetti. Uno tra tutti è il rope dart, da non confondere con il grappling hook, che è un'altra cosa. Detto questo, avrete delle lunghissime sessioni di platforming e hack and slash tra un livello e l'altro, accompagnati da una colonna sonora meravigliosa. Io ce l'ho da qualche parte nel mio cervello e sta là ogni tot, me la canto da solo. Nespi, ma prima hai nominato più volte la parola melee all'interno di questo gioco. Sì. Non è che forse hai bisogno di parlare di un gioco in particolare? Sì. Il Messico. Sì. Guacamelee! Super Turbo Championship Edition! Che bello che è Guacamelee, è veramente una caramella di gioco. Io lo definisco una caramella perché è forte, è rumoroso, è colorato, ti fa divertire, ci sono un sacco di riferimenti a un sacco di altri giochi, e è tutto quanto quadrettoso, tutto in vector grafica, fatto veramente proprio per dare all'occhio e dare fastidio al cervello, meraviglioso. Ci sto pensando a una metafora, a una similitudine. Che cosa vuoi esprimere? Che il fatto che giocare a Guacamelee è un po' come... che ne so, cioè presente? È un po' come le slot machine, fai la minima cazzata, lucine ovunque. Quello. Anche, niente, molto questo a sto punto. Questo lo rende un gioco estremamente vivace, estremamente veloce e ti dà anche un sacco di soddisfazioni perché ti permette di fare combo su combo, lanci nemici in aria, gli spacchi la testa e tutto quanto è ricoperto da questo velo di pignatta e caramelle, qualcosa di meraviglioso. La parte bella di Guacamelee è che andando in giro per l'hub centrale del gioco riesci a vedere un sacco di riferimenti ad altri giochi, della Valve soprattutto, ma comunque giochi molto famosi su Steam. Ci sono riferimenti a Hotline Miami, a Castle Crashers, mi sa che c'è un riferimento a Team Fortress 2, tutti quanti giochi estremamente giocati e probabilmente anche apprezzati dagli sviluppatori. Guacamelee fa una cosa molto interessante sul game design. Ogni tua abilità, che ovviamente prendi passo passo, è legata a un colore. Qualsiasi abilità prendi ti proietta in una direzione diversa, quindi c'è qualcosa che ti proietta in avanti, qualcosa verso l'alto, qualcosa verso il basso e varie cose in between. Questo vuol dire che a livello di game design hanno voluto darti un indizio su cosa usare dove grazie ai colori. Ad esempio, se c'è una parete verticale che devo scalare e io ho un'abilità di scalata, sarà lo stesso colore dell'abilità. Questo rende tutto quanto molto più intuitivo e permette agli sviluppatori di fare livelli molto più veloci, molto più pregni di roba, perché sanno che possono appoggiarsi alla nostra vista piuttosto che a tutto il resto. C'è un pollo in questo gioco, puoi diventare un pollo, così, piccola nota. Iconoclast è come una scatola piena di brillantini e di arcobaleni dove all'interno c'è l'inferno. L'inferno. Sotto la facciata da giochino divertente e easygoing con tutta quanta questa roba cartunosa c'è una trama che mamma mia!
non so come descrivere la storia, quindi leggo i miei appunti. Sotto i pixel saturati e il vibe cartunoso c'è una cruda storia su un mondo distopico con persone che muoiono senza nessuna ragione se non per il fatto che era stato deciso. Famiglie separate, tradimenti, giochi politici e religioni ribaltate. Lascialo così, cioè palesemente tipo sì. Gestionale del trono di spade. De base sì, cioè tutto questo in un gioco che ha questo aspetto. Quali sono le meccaniche di base di questo gioco? Di base il nostro personaggio è un meccanico, quindi avremo questa gigantesca chiave inglese con cui fai quello che fai con una chiave inglese, meni le persone. Ovviamente c'è il combat dove usiamo la nostra chiave inglese gigante per menare le persone e gli oggetti e gli animali e qualsiasi cosa si muova o respira. Nei vari livelli potremmo trovare vari bulloni che possono servire ad aprire porte, attivare meccanismi o alcuni sono attaccati a mezz'aria e possiamo usarli per dondolare da punto A a punto B. Questo vuol dire che ci sono tanti livelli di platforming quanto di indovinelli. Un'altra cosa che la nostra chiave inglese potrà fare da un certo punto sarà tenere una carica elettrica e la cosa bellissima è che noi la generiamo ruotando la chiave inglese. Man mano che si va avanti in Iconoclast, essendo anch'esso un Metroidvania, possiamo trovare vari collezionabili. Questi collezionabili sono materiali che poi possiamo usare per craftare dei miglioramenti per la nostra chiave inglese. Questo vuol dire che noi questo gioco lo possiamo giocare in 50 modi diversi, esattamente come vogliamo noi. Una cosa meravigliosa, bellissima ragazzi. Ragazzi, giocate Iconoclast per favore. Giocate Iconoclast per favore. Questo gioco ti darà esattamente il livello di sfida che chiedi. Non impossibile, ma nemmeno troppo facile. Ad esempio, molti degli indovinelli mi hanno chiesto un bel po' di tempo, ma soprattutto, la cosa più bella di questo gioco, i boss. Avete presente quando un gioco ti mette davanti l'esperienza di The Legend of Zelda, dove ti mette un boss con un punto debole palesissimo e lo devi colpire 3 volte e poi hai vinto? Se ti va bene c'è una seconda fase? Questo gioco non lo fa. Non lo capisci dov'è il punto debole. Non lo capisci cosa devi fare. Non ho mai battuto un boss al primo tentativo. Anche perché ti vogliono 3-4 tentativi per capire cosa devi fare? Poi lo devi fare. Battaglia, blocco, teatro. Sono le mie 3 parole preferite in inglese. Ma per caso fanno parte del tuo gioco preferito? Battle Block Theater di Mamma Behemoth. Io devo dire che questa casa non ha fatto un gioco che non mi sia piaciuto. Questo gioco è puro platform. Quando hanno fatto questo gioco sapevano esattamente cosa volevano fare. Volevano fare un party game che fosse interessante sia giocato da solo che giocato con tanti amici. Infatti c'è una miriade di interazioni che puoi fare con altri personaggi, tra cui lanciarli in aria, spingerli, prenderli, menarli e poi la grandissima varietà di oggetti che ti danno a disposizione. Puoi spararli, puoi farli disciogliere nell'acido, cioè veramente... È un casino questo gioco se viene giocato da più di un giocatore. Ma anche il fatto di giocarlo da solo è molto interessante perché questi oggetti che ho appena descritto cambiano totalmente il modo di giocare. Se ad esempio decidi di usare lo sparaventosa, puoi usare le ventose che spari come piattaforme su cui saltare. Se decidi di usare la bolla d'acido, puoi saltare sulle bolle d'acido che spari. Se avete giocato a un altro gioco della Behemoth, sapete tranquillamente di che hairstyle sto parlando. È quello tipico dei primi del 2000, proprio Newgrounds. Infatti mi sa che Giovanni me l'aveva detto, che il lead designer della Behemoth è il creatore di Pico, di Alien Hominid. Infatti c'è anche Alien Hominid come personaggio di Castle Crashers, che è sempre della Behemoth. Questa la metto così, come random trivia. Quindi ha uno stile estremamente definito, con quello stile molto Adobe Flash primi del 2000, e anche una comicità molto slapstick, molto simpatica. Riesci veramente a divertirti con niente, perché qualsiasi cosa fai c'è un suonino stupido. Fine. Il setting di Battle Block Theater è che veniamo mandati in questo teatro, ma noi siamo attori, per non dire prigionieri, e dobbiamo completare il livello, per non dire sopravvivere. E vorrei parlare di Huntington, ma non c'è molto da dire, perché lui è semplicemente un coso che sta là. Schifo. Così.
La parte molto figa di Battle Block Theater è che anche dopo anni il suo rilascio continua a essere un gioco molto vivo, perché c'è tutta una sezione dove puoi creare il tuo livello e puoi giocare i livelli di altri giocatori. Quindi ci sta gente totalmente scoppiata di cervello che fa livelli impossibili. Cioè, pensavate che Super Mario Maker si era inventato una cosa che... No! No! Raga! Raga, no! Mai più! Menzioni d'onore. Questi sono giochi che non potevo esattamente mettere dentro la lista per vari motivi. Uno è Hollow Knight. Hollow Knight non è nella lista dei platform perché è molto conosciuto e questi sono giochi che dovresti giocare e che ancora non hai giocato. Sto parlando proprio con te, Michele. Hollow Knight, diciamo che ha avuto un enorme successo in ambito sia Metroidvania che platform, perché fa poco ma lo fa molto bene. Ha mille segreti, ha delle abilità molto interessanti, ha un sistema di input molto preciso, ha dei nemici e dei personaggi caratteristici e meravigliosi, un'ambientazione molto interessante e molto amabile, ha una storia intricata, quindi fa molto bene tutto questo. Le musiche, bellissime le musiche, te lo dico io, cioè, che cazzo. Oh. Dall'altra parte abbiamo Salt and Sanctuary, che non ho messo nella lista perché è un Souls-like, non ha molto di platform, non salti molto in questo gioco. Ma la parte molto interessante è anche lui fa poche cose, ma le fa bene. Il combat è estremamente interessante, è esattamente come ti immagini un Dark Souls in due dimensioni. La lore è nascosta al punto giusto, è originale perché non prende tutto da Dark Souls. Ha uno stile grafico molto molto originale e interessante, e anche questo è un gioco enorme, lunghissimo, che puoi giocare in più e più run una appresso all'altra. Questi sono 5 platform che dovresti giocare, fammi sapere se tu ne hai altri, parliamone qui sotto. Noi ci vediamo la prossima volta che qualcuno si mette qua davanti. Ciao!